prosegue la prima giornata di campionato per la Centurion League nella categoria Gold, girone B. Il Valencia in maglia bianca affronta l'Atletico oggi con i fratini arancioni. È iniziata la partita, subito una conclusione che termina ampiamente larga. Valencia che prova a riversarsi in avanti, corsia di sinistra, vertice destro, il tiro con il collo e la palla che impatta per terra prima di terminare alle spalle del portiere, il gol che vale l'1-0 per i ragazzi del Valencia, siglato dal proprio numero 10. Calcio di punizione adesso sempre per il Valencia, ancora il numero 10 con il pallone tra i piedi, uno sguardo verso la porta, si accentra, lascia partire il destro, questa volta il portiere devia bene. Ancora in uscita il Valencia, supera la metà campo il numero 5, poi riesce con la coda dell'occhio a vedere il compagno, a tu per tu col portiere, sposta il pallone, un gol molto bello, lucido e freddissimo. Il numero 4 che è arrivato all'interno dell'area di rigore affronta il portiere due difensori, sposta il pallone con la suola e poi insacca. Giro palla veloce con il numero 10 del Valencia che prova di nuovo a esplodere il destro, ancora una deviazione in calcio d'angolo. Battuto rapidamente può uscire adesso l'Atletico che ha riconquistato il pallone, buona la finta dell'attaccante, poi si infila bene il centrocampista, prova a calciare Di Mancino, a incrociare con l'interno del piede sinistro, il giocatore con la maglia dell'Atletico è riuscito a trovare l'angolo lontano e accorciare distanze. Ancora Atletico, rischia tantissimo il difensore, pasticcia, non può nulla il portiere in uscita ed è dunque il secondo gol firmato dal numero 4 del Valencia, terzo complessivo per i bianchi e dunque risultato di 3-1. Iniziato il secondo tempo, l'arbitro Buzzi ha fischiato per dare avvio ai secondi 25 minuti di gioco, 3-1 per il Valencia, complice anche per Oraccio difensivo che ha portato la terza marcatura, una conclusione molto potente del 19, deviata bene. Calcio di punizione, calciato invece male dal centrocampista dell'Atletico, Valencia che prova a buttarsi in avanti. Vince il contrasto il numero 11, 3 contro 1, attenzione, pallone allargato, calcia il numero 5, palla in buca d'angolo, arriva il quarto gol per la formazione valenziana. E inizia dunque ad aumentare considerevolmente il divario. Con un calcio di punizione Valencia, parte il numero 10, palla alla sinistra del palo, apertura sulla destra, imbucata dentro, a vuoto l'intervento del difensore, calcia con il destro, gol bellissimo firmato dal numero 7, anzi al numero 21 del Valencia, stoppa il pallone, si porta praticamente al vertice dell'area e con il collo insacca sotto l'incrocio. Avanza di nuovo il Valencia sul 5-1, ne hanno ancora i ragazzi in maglia bianca, si divora però l'occasione per la sesta marcatura, il numero 3, e arriva adesso il triplice fischio, risultato schiacciante in favore del Valencia che porta a casa i primi 3 punti per 5-1 ai danni dell'Atletico.